Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Un video molto importante oggi, andiamo ad analizzare un giocatore importante per il prossimo fantacalcio, il nuovo acquisto del Napoli, giocatore sconosciuto e più, ma a mio avviso un giocatore dal grande potenziale futuro, quindi andiamo a conoscerlo meglio. Parliamo di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, un nome un po' complicato. Kvaratskhelia è un giocatore decisamente complesso nel vostro essere fantacalcio. Voi pensate che il suo soprannome è Zizi e la pronuncia corretta è Kvaratskhelia, quindi prendendoci un po' la mano è abbastanza semplice. È un cognome difficile, un giocatore georgiano, ha soli 21 anni, classe 2001, alto 1,81. È ambidestro, numero di maglia attuale 21, acquisto del Napoli per 17 milioni di euro. Il suo rating SofaScore negli ultimi 12 mesi è pari a 6,89, un rating medio-alto, sicuramente può fare molto molto meglio e sicuramente in Italia questo sarà un potenziale da crescere. Pensate che però nelle qualificazioni mondiali ha un rating medio di 7,15, protagonista comunque con la sua Georgia, quindi un giocatore dal sicuro interesse, mentre in Premier League è complice anche un po' le vicende note ucraine e russe. Ha un rating basso, 6,84, ma poi ha deciso di tornare in patria per giocare qualche match. E quindi con la Dinamo Batumi ha deciso di fare questa variazione, visto che appunto era con il Rubin Kazan. Come detto, un giocatore molto molto giovane, ma che può rivestire e ricoprire diversi ruoli d'attacco, preferisce la seconda punta come ala sinistra, può giocare anche alla destra, gioca anche come punta centrale, quindi molto molto variabile lì davanti. Il suo bottino come realizzazione è discreto. Pensate che come rendimento per competizione ha fatto in Premier League 76 presenze, 10 gol e 18 assist, e mentre con la Georgia ha fatto 13 presenze e 5 gol, quindi bottino sicuramente interessante. Ho preparato come sempre un'estrapolazione di video per far capire di chi stiamo parlando. Kvaratskhelia è un giocatore che, come detto, è giovanissimo, ma può avere un futuro veramente incredibile davanti e per questo motivo ve lo consiglio già fin da ora, prima di fare poi le analisi finali su quanto spendere come budget e su dove andare a posizionarlo. Pro e contro a Fantacalcio. Vediamo questo breve video insieme, durerà un minutino circa, vediamo se parte come sempre, andiamo a conoscerlo da vicino, vediamo se appunto il video parte con i potenti mezzi tecnologici per partire. Sì, credo che a breve si possa dare il play al tasto, vediamo se arriva il video. Sì, perfetto, eccolo qua, lo vedete con la maglia rossa, buone movenze, destro sinistro, si libera bene al tiro, qua fa un bel gol, sopra un'invenzione col sinistro, quindi vedete destro e sinistro li manovra egregiamente. Qui ora va a concludere con il destro nel 7 e quindi con un tiro a giro sicuramente interessante. Giocatore longilineo e vedete qua in azione, scarta molto bene. Dribbling veramente interessanti. Finte di corpo anche qua a uscire, doppio dribbling alla Zidane. I numeri tecnici ci sono, la potenza fisica c'è, la stamina c'è e la progressione c'è. Il piedi le ha entrambi, quindi un'ottima dote per quanto riguarda l'Italia e il campionato italiano. Si libera molto bene, i lanci lunghi, buona visione di gioco per i compagni, quindi decisamente interessante. Qua segna anche il colpo di testa e quindi ha un repertorio sicuramente completo già con la giovane età, e qui va a segnare sul primo palo, quindi buona buona visione di gioco qui con la nazionale georgiana in gol, e quindi un bottino dappertutto. Qui anche opportunista, come vedete va anche a calcare la parte centrale di campo, dovrebbe essere l'ultimo video, esce molto bene qua, si libera al passaggio, assist molto buono, poi non finalizzato, però vedete quanto è interessante qua la sceglia. Come si schiererà a livello tattico? Se dovessi rimanere Spalletti andrà a prendere esattamente il posto che fu di Lorenzo Insigne, capitano che poi va in Canada, e quindi sicuramente un posto vacante a Napoli molto pesante come eredità, e quindi Kvaratskhelia dovrà essere bravo a posizionarsi anche nel cuore dei tifosi in maniera importante e interessante. Chiaramente Insigne era napoletano verace, napoletano verace, quindi sicuramente farà fatica. Ci sono dei pro e ci sono dei contro Fantacalcio, andiamo a vedere insieme pro e contro. I pro io ho messo Spalletti, dovesse rimanere Spalletti è un giocatore che Kvaratskhelia verrebbe sicuramente molto attenzionato, e i margini di miglioramento sono ampi. Per questo motivo
Spalletti e la squadra Napoli possono e devono migliorarlo tantissimo. E quindi io mi fido molto del mister Toscano, credo che se il Napoli ha deciso di puntare su di lui è per un motivo semplice, quindi farlo crescere e farlo diventare una colonna portante a livello di club, vista appunto la partenza di Insigne, vista la non più giovane età di Mertens, e quindi un po' di alternative non ci sono, ha il doppio vantaggio di saper giocare su entrambe le fasce, per questo motivo, essendo ambidestro, può avere entrambe le fasce a disposizione. Come dicevo, il sistema di gioco di Spalletti è un sistema che va a variare molto il georgiano e quindi perfetto per lui, dovesse rimanere appunto Spalletti in quel di Napoli, ma non ci sono segnali per vederlo lontano dal Vesuvio. Sicuramente il sistema di gioco lo premierebbe moltissimo. Come detto, i margini di miglioramento per il georgiano sono tantissimi, sono amplissimi. Avete visto qualche bagaglio tecnico importante e quindi sicuramente su di lui si possono fare dei ragionamenti importanti e oltretutto a livello di budget, il fatto che possa avere una partenza lenta, quantomeno nelle prime giornate, può essere un vantaggio per i fantallenatori che possono acquistarlo magari a un prezzo abbastanza basso. Ci sono chiaramente anche dei contro, l'ambientamento non sarà facile, trasferirsi comunque dall'est in Italia non è mai facile e bisogna vedere quanto tempo ci metterà ad ambientarsi. La concorrenza potrebbe arrivare anche dal calciomercato, quindi seguiamo con grande attenzione il calciomercato e anche l'ambiente Napoli, essendo un ambiente caldo, potrebbe mettere un po' in difficoltà a livello di pressioni psicologiche Kvaratskhelia, e per questo motivo anche questo fattore non va sottovalutato assolutamente. Resta un po' il dubbio su quale sarà il suo ruolo, se sarà l'estato centrocampista o sarà l'estato attaccante. Mi ha fatto qualche preventivo di spesa. Per quanto riguarda le due opzioni, se dovesse essere stato centrocampista, io credo che in una Lega 10 il suo prezzo giusto potrebbe essere intorno al 7%, in una Lega 8 potrebbe essere tra il 6 e il 7%, in una Lega 12 tra il 7 e l'8%, perché comunque come centrocampista mi attira molto e quindi devo dire che potrebbe essere un semi-top alto, uno dei classici underdog che poi a fine anno fanno molto bene. Discorso diverso se dovesse essere un po' listato attaccante, in questo caso credo che il suo appeal vada un po' a ribasso. Ho messo come Lega 8 1-2%, come Lega 10 2-3%, come Lega 12 3-4%. Però sulla carta è un giocatore che io vedo potenzialmente dappertutto in tutte le mie rose, perché spero appunto che sarà centrocampista, ma anche dovesse essere attaccante, io credo che andrò ad acquistarlo perché è un giocatore al quale farei volentieri dei biennali, dei triennali, è un classe 2001, quindi i margini ci sono, ma le movenze del campione ci sono. Per questo motivo è un giocatore che consiglio in maniera forte e importante, già da subito, avendo già fatto anche esperienza internazionale, credo che sia già pronto anche per un ambiente come Napoli. Io spero che questi video vi siano di supporto per migliorare sempre di più le vostre performance fantacalcistiche. Vi aspetto presto sul canale, ricordate di scaricare l'app di Magigol, utilizzare il passaparola per far crescere il canale del veterano. Io vi aspetto presto, vi auguro una buona giornata e a presto dal veterano. Ciao ragazzi!